Allora ragazzi, si continua con la quarta parte di The Sinking City. Ora, noi qui abbiamo fatto praticamente tutto. Devo vedere una cosa. Allora, praticamente il negozio di scafandri dovrebbe essere tipo qua vicino più o meno. Infatti ci metto un bel segnalino, Cristo, sbaglio sempre. Più o meno dovrebbe essere lì. Allora, uso lo spostamento rapido così mi evito la rottura di coglioni. Olè, allora ci siamo. Andiamo da questa parte, datemi un attimo che ci arrivo. Sta qui! You're the man who handled the problems in the port. Seem like a sharp sleuth. Want to make something on the side? You pay, I work. What's the job? Ah, a fellow businessman. I'm Vincent, but you can call me Vince. First task is to find the ship's log for the Pride. Charles Reed. A few questions, if I may. Sure. Why are you looking for a ship log? Maybe I'll tell you when the job is done. Right now, you don't need to know. In my line of work, you don't get far without appreciating the need for privacy. I understand. What can you tell me about the Pride? I'm gonna need somewhere to start. Mostly rumors. The captain was an exemplary patriot. Always had a flag with him. His last shipment may have been chemicals and metal barrels. It could be resting on the seabed 1,000 miles away. What makes you think it can be found? I wouldn't waste my money on you unless I had hope. Local drunkards say they saw the barge on the sunken road near the fish market. Good. I'll check the place and bring you the Pride's ship log if it's still there. Bye. See you later. Ah, sono disceso. Bye. Bene, vedete, teniamo missioni così. Quel tipo non l'avevo mai visto. Vedete, è giusto una curiosità, ma dov'è sta roba? La Madonna, tipo qua in zona più o meno. Però ormai sono qui, quindi faccio l'altra missione, raga, perché altrimenti da qui non. Cioè. Oh cazzo, è rinfestata, what the fuck? No, non dirmelo. Oh, Madonna, è lì a fianco. Però io devo andare qua. Non so se anche questa risulta come aria infestata. Però c'è lo spostamento rapido qui, non l'avevo mai sbloccato. Ok, uno è andato. Un altro è andato. Ah! Ma è pieno! Cioè, non è possibile, raga. È pieno. E poi non ho molta roba. Cioè, ne ho veramente poca in realtà. Non è che ne ho poca. Cioè. Che è questi c'è? Oh, calibro 12, che bello. Madonna! Sono schivi sti figli di puttana, eh! No, che inizio ad avere visioni. Non sto attento. La sanità mentale va a farsi benedire. Bastardi. Aspetta. Quello mi preoccupa di più. Molto di più. Aspetta. Muori. Pezzo di merda. Ok, ora posso lottare in santa pace qua intorno. Recuperare la mia sanità mentale. Alcol, bubile, polvere da sparo, se va bene. Polvere da sparo non posso più prendere. Fermaglio, 140 punti di esperienza, boh. Che allucinante. Oh. No, no, ancora ho trovato un fucile a pompa o del genere. Dove cazzo me li tiro fuori, seriamente? Non so neanche dove comprare le armi. Cioè, altro? Stai scherzando? Boh. Dove è sta roba? Porca troia. Aiuto. Salvo. Madonna. Ho fatto colpi della Magnum e sono più di tutto. Tutto ciò farebbe ridere se la zona sbagliata.
Farebbe molto ridere. Oh merda, una bomba a mano. Subito gliela tiro, guarda. Pezzo di merda. Da quando è che so fare le bombe a mano? Ma subito. Divertimento proprio. Toh. Pezzi di merda. Tu? Ne vuoi un'altra? C'è! Me la salvo così con le granate adesso. Porca troia, sì. No, ho sbagliato la zona. Cioè, la zona giusta era questa. Chismet Avenue. Qui. E io ero da tutt'altra parte, ho perso tempo e basta. Sono un gran coglione. Oh, credo di averla trovata. Dovrebbe essere qui, no? Sì. Oh, merda. Il nostro ciattolino in arrivo, signore e signori. Ah! Prego, signore. I miei piccolini. E porca troia, mica si sposta nel momento in cui lo sto colpendo. Sì, merda. Ma questo? This wouldn't even hold air for a minute. Beh, di sotto di certo non ci vado. Quanti colpi ho? Madonna. Sto trovando più utile fare i proiettili per questa, perché mi richiede meno una cosa in meno. E ho la sensazione che sia anche più potente. I'm not trusting my life to a rusty suit. Dovresti. Quanto moriremo a prescindere. Ecco, quella è perfetta invece. La vedo bella, bella brillante quella lì. La sparo, sì. Oh, munizioni pistola. Che là che sono rare ste robe, eh. Questa? Minchia, dove te la sei messa? Arpione, pistola lanciata e scafandro. Indizio aggiornato, indizio aggiornato. Tutti gli indizi trovati. Ok, qui mi segna praticamente l'ultima spedizione, ma non mi interessa un attimo. Adesso voglio andare a fare ste robe. Un po' di missioni secondarie. Voglio andare a controllare il negozio dell'ex paziente del dottore che mi stava dicendo. Nel centro di Salvation Harbor. Polaris Road. Ok, voglio andare a vedere, perché magari queste robe mi danno munizioni o comunque equipaggiamento. Qui, Whitman Street. Questa strada dovrebbe essere. Ok, in realtà è anche, non è neanche tanto lontana, quindi si può arrivare con la barchetta. Ok, siamo arrivati in zona. Qui dovrei anche però scoprire più che altro. Che sta succedendo qua? Oh lord, cos'è, una rapina? Ah, ok. Ho sentito un omicidio così a casa, roba. Non c'è stata nessuna richiesta d'aiuto, quindi non mi sono intromesso. Ok, qua in zona ci dovrebbe essere. Spostamento rapido, eccolo. Sarà molto utile. Ora andiamo a cercare quella strada. Guarda. Follia. Oh, aspetta, forse è questo il negozio. Spostate un attimo, scusate, ma... Ah, non ne posso più portare. Ok. Sì, perché questo usa anche rotami di metallo e robe così. Questo mi può tornare molto utile più avanti. Faccio uno psicofarmaco. E via. Via, è così. Negozio dell'ex paziente. Bene, quello che si è trasformato. Sia mai che troviamo qualcosa di utile. Ecco, madonna. Boss di cartucci. Oddio, sto gioco. Oh, Gesù Maria. Questi sono un po' più ciccioni, eh. Sembrano più agguerrito, merda, non vedo nulla. Magia nera! Ok, è un po' più tosto da buttare giù. Bene, due colpi non andati mai a segno. Hai rotto la minchia, vedete come si muove? E cagheggia.
Cos'è? Uno strisciatolo piovra, butta una nube di fumo nero e non vedo più nulla. Oh merda, è quello lì. Ma lo trovi? No! Ah, pirla. Seems after visiting Dr. Grant, the shop owner preferred to self-medicate. Ho capito che era talmente scarso che ho detto porca troia, lo chiudo io. Mi sa che è meglio, ok? Alcune volte queste cose... Oh, Gesù Maria. Those bloodstains would definitely attract wild beasts. Ah, ecco perché c'erano. I sogni sono ritornati, anche più forti di prima. Sento quelle cose che mi toccano. Strisciano e si avvicinano a me. Il dottore è un dannato ossessionato dalle sue teorie. Ma chi può aiutarmi? Sto perdendo la testa. Oggi mi sono svegliato e una delle creature là sotto la mia coperta. L'ho spiaccicata sul pavimento e l'ho calpestato finché non ha smesso di muoversi. Ma non era più un sogno, è reale. Né il caffè né la cocaina riescono a tenermi sveglio. Kai, aiutami. Per due volte mi sono quasi addormentato e sono riapparsi. Secondo me ha fatto una brutta fine. Perché c'è questa canzoncina in sottofondo molto creepy? Ah, va, 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 va. No, 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 scende di sotto. Aspetta. I sogni inquietanti di cui ti sei lamentato potrebbe essere il risultato dell'infestazione di Elminti. La descrizione delle creature che vedi e senti mentre dormi mi ricorda alcune forme di parassiti. Ti consiglio di seguire la ricetta acquistata per preparare un unguento di mia invenzione. Questo dovrebbe alleviare i sintomi e aiutarti a liberarti di tutti i parassiti. Risposta dell'ospedale. Aspetta, perché? Ok. Io però non sono... Oddio Cristo. Eccolo. I don't think he's going to tell me much about those monsters. Non c'è la festa, ci sta sveglia, non posso lasciare che mi portino lì. Ogni volta che li vedo in sogno appaiono vicino a me, mi toccano le loro mani fredde e mi pungono quelle cose. C'è solo un modo per porre fine a questa sofferenza. Kai, perdonami. Uno è andato. Bene. C'è l'altra casa del paziente da visitare. C'è l'altra casa del paziente da visitare. C'era un altro di cui... Oh mio Dio! Oh mio Lord! Ah! Fuggo con te! Fuggo con te! Ma seriamente, perché va lì quella merda? Ma perché lo manco? Ma perché non mi attacca? E tante altre cose. E porca troia però! Andato. Quanti erano? Due o tre? Mica faccio saltare in aria le case io. Credo che l'altro sia rimasto di sotto a fare l'amore. Eccolo. Sì, infatti c'è un merdaio qui. Ecco perché sono stati attirati. Ah, non vedo un cacchio. Ah, oh, vabbè, allora la mia mira veramente. Oh. Perché si muove in modo strano quella merda. Oh, guarda che bello. Questa non è mica follia, eh. Rimango sanissimo di mente con mezzo. Che poi se è come l'altro cucciullo. Tipo tu discendi nella follia e praticamente ti spari in testa. Per non vedere più sta merda. Oddio, via. No, via, via, perché sennò qui abbiamo altre visioni bizzarre. Ciao. Ok, allora, se i miei calcoli sono esatti, lo stronzo dovrebbe vivere più o meno qui. O qui o qui. Perché tra Xin e Benevolent Tidis Road. Quindi io metto per ora qui. Problema è arrivarci. Dio mio, vabbè, dovrei prendere la barca e fare ta 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 fino a qui. Ok. Aspetta un attimo qui. Piccola sosta. Oddio, quanto lag. Get off my ship, you newcomer rat! I wonder what happened to the chemicals. Ah! Oh merda, ho trovato il tiro di bordo di quel tipo che mi diceva. L'acqua sta salendo, dobbiamo andare in mare aperto, non avremo alcuna possibilità di sopravvivere a questa tempesta. I motori sono a pieno regime, ma le onde ci spingono indietro verso la città. Uno dei nuovi marinai che ora voleva tagliare le corde e buttare il carico fuori bordo. Un barilotto l'ha colpito e l'ho gettato nell'acqua. Il motore si è fermato e stiamo imbarcando acqua. Arrivo vicino e mia marina ne ho preso l'unica scialuppa di salvataggio, ma non me ne andrò.
Kai risparmisce tutti. Ho preso più dove si doveva una missione, invece no. Ciao bello. Bella. Quindi ho praticamente risolto anche l'altra missione che mi avevano affidato. Oh, questo mi piace di più. Questo mi piace di più. Danni corpo a corpo aumentati. Dai, è così. Due di fila, mi fa, non mi interessa. Oddio. Scusate, errore mio. Oh sì, è la casa dell'uomo infetto. Oddio. Mi ricorda già un'altra casa. Ma non... Bello! Mica la bomba. Tua mamma. Guarda, prendi. Fai in tempo a recuperare il... Every kid's childhood dream. I wanted a toy like that too once. Non fai tempo neanche a recuperare la stamina, l'ho già stesa. Questo sangue così è un po' strano. No. Aspetta, prima controllo tutta la casa perché non voglio sorprese di mostri che saltano fuori così a caso. Quelli stecco tutti se ci sono. Oh lord. Dovrei scendere la luce. Down. Polvere da sparo. Cordite e polvere da sparo. Quello stronzo. Allora, o è di sopra. Che, anche Bioshock mi ricordo. Troppi molluschi. No, allora. Mettiamo la cosa in chiaro. No, ho lanciato un'altra. Vabbè. Faccio vedere io. Ok. Fortunatamente ne posso creare un botto. Quindi. The slime stinks even worse than the bodies. Che schifo. Campione di Melma. Ah, ok. Qua la situazione è quello che è. Weeks have passed since this food was cooked. Oh. Blah. Fuck! Cos'è? Ah, ecco. Il libro segreto di Liz. Ancora brutti sogni. La cosa sotto il pavimento continua a graffiare. Ho detto a mamma, ma lei mi ha detto... Ho detto a mamma, ma lei mi ha detto che erano topi. Papà ha sgridato al giorno perché giocava con il fango vicino al buco, ma non è stato lui. Ho detto a papà della cosa che vive in cantina e lui ha punito anche me. Stasera ho visto la testa che guardava dal buco e ho pianto. Viene di notte e vuole fare cose cattive a me il giorno. Perché mamma e papà non mi credono? Ero così stanca perché non dormivo. Perché continuavo a guardare il buco e oggi mi sento così male. Mi fa male la pancia e la mia bocca sa di fango. Anche a me già dico che sentono male. Anche ora lo sento graffiare. Che succede? Sento una voce che mi chiama. Ah, è sopra. Finalmente sto risolvendo il caso. John, you... what is happening to me? No matter how bad I feel, I have to go to work. Why can't you understand that? Okay. Come vedete di sotto, devo cercare di riordinarla sta roba. Sto pensando solo tre scene. Time to figure this out.
Aspetta, forse è uno di sotto. Due, il tipo che va al lavoro. E se ne sbatte. No matter how bad I feel, e allora che? I have to go to work. Impazziscono, non so. Liz! John! You... What is happening to me? The beast crawled from the sunken basement at night and infected the family. After a short incubation period, they turned into monsters too. Fuck yeah. Tutti gli indizi trovati. Fuck yeah. The sun stinks even worse than the bodies. Perfetto, ho fatto anche questo. Ok, ora posso andare sia dal tipo che mi ha dato l'incarico di cercare la nave, sia l'altro. Vediamo lo stronzo che mi dice. I checked the house of the diseased man, Bells. His family has turned into those creatures too. Huh. Fascinating. Did you discover the source of the contamination? A creature emerged from their sunken basement and transformed them. I think its vomit is contagious. Hmm. If so, we must quarantine it. Those Lethian revenants are a huge threat. This city could not survive an epidemic like that. What did you call them? Lethian revenants. Oh, you may thank the university professor for the beast's unwieldy names. I called into the shop of your patient. Unfortunately, he committed suicide. Oh, I wish I could say I was surprised. Sorry for wasting your time. It wasn't entirely a waste. I found some evidence that sheds light on the origin of those creatures. For what it's worth, Professor Westerbrook calls them Stygian Harvesters. But what is it you found? Your patient's diary. His dreams became too real, too confronting. He tried to stay awake using stimulants, but those Stygians appeared near him when he slept, as if they were leaking from his nightmares. Hmm, a psychic phenomenon or manifestation. How unnerving. I'm afraid he's not the only one suffering from such dreams. I found your studies rather interesting, Dr. Grant. Got more places to search? What dedication. Thank you. Your findings have been a rich resource for the scientific cause. I've got two more places for you. More dangerous, one with huge monstrosities, but I'll prepare a comparable reward. Just what am I getting myself into? One of Oakmont's largest stores was closed after the flood hit. A looter tried to break in, but his thievery was, shall we say, interrupted. He was set upon by a huge wild beast and hardly made it out. The question is, with the building locked up tight, how did that creature get in? What about the place with more manageable creatures? Well, there's a restaurant here with a bad reputation, not for its food, but for women disappearing. The police found nothing. I treated the partner of one missing girl. He arrived here severely injured and told me about the jumping maws. He was at the restaurant too, I suppose. Indeed. And what's curious is the place is still open. Please investigate and find out how that's possible. Interessante. Bye. Bye. Cristo. Ok. Guarda la roba che mi ha dato. Proiettili, 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 guida, cioè. Vabbè, un po' di robetta me l'ha data, per carità di Dio. Quindi giusto per sapere. Altre ricerche sul campo ci ho dato. No, io voglio andare a guardare il ristorante più che altro. Ah, è qui. E qui praticamente sto stronzetto che devo controllare è qui. Il ristorante è quello con le creature piccole. No, aspetta, non è giusto. Qui. Willow Lane. Willow Lane, qui. Mi sa che vado a dare più che altro le robe all'altro stronzetto. Taglia del mare, questo qui. Allora, ragazzi, è ora di dare a questo stronzo ciò che vuole, poi ci dà la ricompensa. Oh, qua. Good news. I got the ship log of the Pride safe and sound. Let me see. Yes. Yes. The last page is exactly what I need. Good job, Reed. I expect the pay to be just as good. Sure, sure. Take this. I have two more tasks for a man as capable as you are. Find more ships.
I wouldn't pass up the extra dollars or bullets. These next ones won't be so easy. But you showed yourself a capable and trustworthy man. So prepare your guns. It might get hot. I've bought two more ships, Red Queen and Skylark. Both are troublesome. The Red Queen. Sounds nice. What happened to Her Majesty? You won't say that when you see it. We crashed near the asylum and, something happened to it. Made me shiver, even when I saw it from afar. Well, where do you think the Skylark flies? I only have a guess. You see, it was no ordinary ship. The cargo on it? Well, it was under prohibition, if you know what I mean. You think the smugglers got it? I saw a box with the ship's name. Some hobo was burning it for warmth. For a bullet, he told me he found it near the old Wharf Street Harbor. I'll get started, Vince. Soon the logs will be yours. I'll be waiting prima... here. We newcomers should stick together. La prima da cui voglio sicuramente andare è ovviamente la Red Queen, perché si trova appunto a fianco al manicomio. Il manicomio l'ho già scoperto, dovrei avere anche lo spostamento rapido per quella zona. Ok, non credo sia quella, ma quella. E quella è un po' più irraggiungibile, mi sa. Oddio mio. Anche qui un bel odorino. Cioè, quello è quella. Tanto l'avevo già vista. No, è questa. Red Queen c'è scritto sul lato, è quella. Porca troia, sento qualcosa. L'equipaggio sta pianificando una rivolta. Si radunano in gruppi, stanno in silenzio quando passo vicino a loro. Dormino con le pistole a portata di mano. Il cuoco mi ha parlato delle cose nella nebbia. Ho messo tutto sulle tessime, incubi e superstizioni mescolate con cose senza senso. Ti vogliono prendere in giro? Mi sono chiuso nella mia cabina. Ho promesso di sparare a tutti i bastardi che cercano di entrare. Ma si sono appena radunati sulla prua e hanno iniziato a cantare qualcosa. Con tutti i pazzetti non riesco a rimanere concentrato. Stanno cantando da ore e ore senza fermarsi, diventa più forte, io sto iniziando a capire. Sangue, sangue dappertutto, mi affogano il sangue. Ciao! Amici, aiuto! Ti fuggono! Aspetta, perché forse li posso avanzare, no? Funzioni le ho! Basta, rimani fermo! Guardami quando ti parlo! Quanto più tranquillo lui, eh! Oh Gesù Mario, è impazzendo questo di guardarlo, non guardarlo, non guardarlo! Tutto bello, rose, fiori, c'è, 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 c'è! Dimmi che è sparito! Guarda il mostriciattolo che va in giro! Ma non posso andare così, aspetta, eh! Una, due, tre. Aspetta. Aspetta. Ancora vivo con la merda. Non sono pazzo. Ok. Succede qui? Oh merda, secca! Quella merda là in fuoco l'ha resuscitato! Resuscita questo, merdaccia! Ma questo è becco perché fuggiva quando gli sparavo prima! O comunque mi evitava! Andate! Che in realtà io ho preso tutti gli indizi qui, però mi scazzava. Ecco, c'erano queste cose, infatti io volevo prenderle. Chi? Chi è questa merda? Chi l'ha respawnato?
Boh. Oh raga, continua a rialzarsi. Chi cazzo lo respawna? Ma chi lo sta respawnando? Chi? Guarda. Sì, andate a fanculo, va. Ok. È ora di recuperare la nostra ricompensa. Here's the ship log from the Red Queen. I'd suggest it's best not to read it. That bad? Well, I only need the last page. Is it intact? Yep, all the pages are there. Great. Here's the reward I promised Mr. Reed. Cartucce calibro, ciao, minchia. Sto facendo veramente un botto di cartucce che sto sparando, no, minchia. Se io voglio altro. Anche se quella è la moneta locale, però, voglio dire... devo fare attenzione. Ok ragazzi, io spazio qua il let's play, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti.